La distanza che c'è tra il Canavese e l'Everest effettivamente, diciamo così, non è da poco. Sono tanti migliaia di chilometri. Everest, che rimane, è nel mito per tutti, la montagna, una delle montagne straordinarie, 8.000 o più di 8.000 metri. Gli alpinisti che fanno a gara per raggiungere la vetta. Diciamo che uno di quelli che può essere veramente definito il paradiso dell'alpinismo, tutti gli amanti della montagna in qualche maniera lo vedono veramente come un mito. C'è chi è partito appunto dal Canavese e si è fatto un viaggio, diciamo così, non indifferente fino appunto verso l'Himalaya, e poi di lì ha preso ed è arrivato fino al campo base, provando un'emozione e un'avventura naturalmente che non capita tutti i giorni. Proprio per capire un pochettino cosa c'è dietro questa fantastica avventura, come è stata preparata, ma soprattutto anche come, diciamo così, come altre persone potrebbero prepararsi a questa avventura, abbiamo deciso di fare due chiacchiere con Luca Scarbossa, che è qua. Luca, ciao. Ciao, buongiorno. Castellamontese da poco. Da poco trasferito. In realtà sei canavesano prima. Sì, cuorniatese da sempre, trasferito da poco. Perfetto, almeno diamo anche la giusta collocazione. Allora, Luca, raccontaci un po', perché non è che si capita tutti i giorni che uno si alza, parte e dice: ah, oggi dove vado? Ma quasi quasi vado a farmi un giro fino al campo base dell'Everest. No, è una cosa che, come dicevi, va un pochino preparata, non ha, lo dico subito, non ha delle difficoltà tecniche particolari, quindi non è un'impresa di chissà che tipo dal punto di vista così sportivo, come possono essere poi quelli che invece dal campo base partono, certo. e arrivano appunto in cima. Sicuramente, come tutte le cose che vanno fatte però in montagna, per godersela pieno, per essere soprattutto in sicurezza e certo, per così apprezzare al meglio tutto quello che può essere un'esperienza del genere, va effettivamente preparata, insomma, un po' studiata. Preparazione che appunto qual è? Nel senso che immagino che bisogna avere un qualcosa a livello di tecnico, nel senso di certo, non a livello, solo preparazione fisica. A livello diciamo di allenamento, di predisposizione, soprattutto essere consapevoli e noi abbiamo anche la fortuna di avere qua vicine le Alpi, per noi sono decisamente certo, accessibili. E una cosa che sicuramente aiuta è il fatto di provare alcune sensazioni che andrai a provare a quelle quote. Perché ti interrompo chiedendoti, il campo base quanti mila metri? Allora, il campo base è posto a 5.364 metri. Abbiamo raggiunto una quota di poco superiore, proprio per affacciarci meglio ancora sull'Everest. E comunque siamo intorno ai 5.400 metri di quota. Quindi già una situazione particolare, sì, per il fisico, sì, per il corpo. Sicuramente comunque, appunto, come dicevo, non è una difficoltà tecnica dal punto di vista dell'arrampicata o dell'alpinismo in senso stretto, però appunto le condizioni anche ambientali, più che climatiche, ambientali, certo, sono abbastanza provanti, perché bisogna pensare che attorno a quelle quote si sta intorno al 55-60% dell'ossigeno che si ha alla quota del mare o quella che abbiamo noi qua in Canavese, certo, insomma, a questa quota. Quindi, come dicevo, la preparazione che si può fare è soprattutto di assaggio di quelle che potrebbero essere le sensazioni a quella quota e, ad esempio, come dicevo, avendo le Alpi così, così vicine, anche delle cime di tutto rispetto, perché abbiamo certo, diversi 4.000 proprio sopra la nostra testa, a partire dal Gran Paradiso, proprio che è nostro anche canavesano. Diciamo, è quasi accessibile, quantomeno dal Canavese. E tutto il gruppo del Rosa, Monte Bianco, eccetera. In particolare, ad esempio, la Capanna Margherita offre una gran possibilità, appunto è posta a 4.500 metri di quota e oltre 4.559, e ti permette già anche di fare un'esperienza importante, che è quella di dormire a quella quota. Il fisico comunque ha bisogno di stare ad una certa quota per adattamento. Certo. Infatti anche durante il percorso, che è durato 8 giorni di salita, certo, in realtà sono 6 di trasferimento vero e proprio, 2 dei quali sono di acclimatamento, che non vuol dire star fermi a riposare, no, certo, ma vuol dire salire e scendere.
Okay. Proprio per dare la possibilità al corpo di, abituarsi di fare questo all'ossigenazione del posto. Noi avevamo, noi avevamo la possibilità di, insomma, di monitorare l'ossigenazione del sangue, la cosiddetta VO2 max, il battito, eccetera, mm-hmm. normalmente con facilità, e abbiamo notato dei valori che normalmente da qua sarebbero da ricovero, perché arrivi a valore da, non so, di ossigenazione dell'80%, 85%. Certo. Però sono appunto valori normali a quella quota, e se hai la possibilità di fare questa esperienza, cioè magari dormire in quota, mm-hmm. Qualche volta prima, salire sicuramente a 4.000 metri prima di un'esperienza del genere, credo che sia addirittura fondamentale per, appunto, innanzitutto per avere questa sensazione prima, certo. Sapere che... E non andare anche in panico. Esatto, anche perché ti può capitare di sentire qualche malore, malessere per adattamento del corpo, nausea ad esempio, mal di testa, mancanza un po' proprio di un po' di affanno nel respiro. Entro un certo limite sono le reazioni normali del corpo. Certo. Ovviamente, appunto, il fatto di averlo provato, di essere sceso, avere questo tipo di esperienza, sono stato qua in Italia 25 volte sopra i 4.000, okay. Qualche volta anche appunto dormendoci, e diciamo che perlomeno mi sono ritrovato con delle sensazioni che ho ritrovato là in parte, sapendo che stava andando tutto bene, certo, insomma, erano reazioni normali, esatto. Quindi diciamo che se devo dire una cosa che può essere utile per qualcuno che voglia provare una cosa così, è certo questo. Senti, appunto, questa avventura, questa esperienza che hai fatto sull'Everest è solo l'ultima di una lunga serie. Che cos'è che ti ha portato perché tu non nasci viaggiatore, no. Tuo mestiere è tutt'altra cosa. Sì. Ecco. È stato tutt'altra cosa. Diciamo che io per 15 anni mi sono occupato di altro, di comunicazione, di progettazione di comunicazione, pubblicità, eccetera. Ho insegnato all'università, tutto in questa direzione. La montagna è sempre stata una passione, poi sono diventato guida escursionistica, uh-huh. E durante il periodo della pandemia, poco prima, è cominciata questa avventura, appunto, che mi ha portato ad accompagnare gruppi, uh-huh. In particolare all'inizio in Islanda, in Namibia, in Sri Lanka, per poi arrivare, insomma, un po' a tutto il mondo. Ho fatto una decina di mete diverse, praticamente in tutti i continenti tranne l'Oceania, diciamo. Okay. In questo momento ho girato un po' dappertutto. Ci sono ancora tantissime cose che vorrei fare, ma ovviamente. E sono diventato accompagnatore turistico, perché per fare questo tipo di lavoro comunque, certo, è richiesto una certificazione. Certo. Non ci si vede da un giorno all'altro. No, purtroppo c'è tanta improvvisazione, mm-hmm. Nel senso che nel mondo del turismo, che è un mondo anche giovane, quello del viaggio di gruppo, certo. Questo almeno di questo tipo, quello un po' più avventuroso, non sono moltissimi anni che è così diffuso, diciamo. Quindi, diciamo, ci sono ancora delle zone d'ombra per certi, certo, versi, anche se effettivamente poi le leggi sul turismo sono abbastanza chiare, servirebbe avere appunto questa certificazione. E credo che sia importante anche per rispetto anche a quello che si fa, perché si pensa anche al turismo molte volte come un qualcosa di leggero, no? Certo. Nel senso, non, sicuramente non lavoriamo in qualcosa di indispensabile, certo. Quello che dico sempre è che quando faccio formazione con i ragazzi che vengono nuovi, appunto, perché adesso appunto insegno in questo campo, è che noi ci occupiamo del tempo più prezioso delle persone, certo. Perché è quello libero, quello per cui si lavora un anno intero, quello per cui tu cerchi di realizzare il tuo sogno di andare in un posto che speri da tempo, e quindi quei 10-15 giorni andrebbero trattati veramente con i guanti, certo. Quindi andrebbe organizzato tutto al meglio, perché appunto le persone spendono il bene più prezioso che hanno, cioè il tempo, in quel momento. Tra l'altro, ma giustamente tu prima hai citato alcuni dei paesi che hai visitato, sì. E qua in due in particolare ci sono due avventure speciali, se, sì, possiamo definirle. Quella islandese fatta con la bici elettrica, sì, e invece quella in Sri Lanka con, noi le chiamiamo ape, le ape. Sì.
che non sono gli animali, ma e là sono tuk-tuk, i tuk-tuk, sì. Quindi questi mezzi a tre ruote che sì. Con cui ci si sposta. Ecco, avevi raccontarci brevemente le differenze anche che ci sono, al di là del fatto che sono proprio due paesi completamente diversi, quindi anche sotto il punto di vista del clima, certo. Ma come l'hai vissuti e che emozioni ti ha dato anche vivere questa avventura? Ma il primo che hai citato, quello in Islanda, fatto con la bici elettrica, uh-huh. Era un espediente di racconto, nel senso che volevamo raccontare l'Islanda, io e Gabriele, che è quello che diciamo a cui devo la colpa e merito di queste mie avventure, e, appunto abbiamo attraversato l'Islanda, abbiamo percorso il perimetro dell'Islanda in bicicletta elettrica, quindi anche qua non un'impresa dal punto di vista particolarmente sì. Fisico, se non la sopportazione sia del mio compagno di viaggio che, che delle condizioni climatiche che ci potevano... Sì, perché non è che sei a Rimini... No, anche se facendolo d'estate sicuramente è stata più semplice, però il vento e altre sorprese che ti riserva l'Islanda, che ormai conosco, potrei dire bene, facendolo in bici ovviamente hai un contatto con la natura e con l'ambiente e lo senti addosso in maniera molto più, certo. Più decisa. Appunto era stato un modo per raccontarla, perché l'elettrico in Islanda ha un significato particolare, è una nazione che vive delle sue energie naturali, certo. Ne ha in sovrabbondanza addirittura, e ci piaceva quest'idea di percorrere appunto in maniera più naturale possibile, più green come si dice adesso, esatto, cercando di sfruttare la sua stessa energia, metterci un po' di questo vento, di questa soprattutto di questa acqua che è abbondante, certo. In particolare, e di questa energia del sottosuolo sulle biciclette, e poi percorrerla. E invece la seconda, quella in Sri Lanka, è stata un'avventura molto particolare, soprattutto perché la prima volta che l'abbiamo percorsa, appunto, noi abbiamo girato lo Sri Lanka in tuk-tuk, quindi con una carovana di tuk-tuk che guidavano le persone anche che abbiamo accompagnato, quindi si imparava a guidarlo, insomma, uh-huh. Si guida come un'ape, esatto. Quindi un po' particolare, si guida a sinistra, uh-huh. E abbiamo percorso circa 1300 km, l'ho fatto tre volte questo giro, l'ultima volta quest'anno. La prima volta, tra l'altro, sono 13 giorni circa di... Cavolo, quindi di almeno un centinaio di chilometri al giorno. Sì, sì, poi calcolando che un paio di giorni si sta fermi in qualsiasi posto, ci sono delle tappe che anche da 150 km. Cavolo, che non è, per dire, non sei su un letto tranquillo, no, su un divano. È abbastanza avventuroso. Poi diciamo che recuperavamo con degli alberghi dove potevamo riposarci, quindi anche lì non sì, ben insomma, organizzato. Avevamo un modo di, insomma, di non rendere così faticosa la cosa, però il viaggio di per sé è sportivo. E questa avventura, soprattutto nella prima occasione, è stata caratterizzata dal fatto che era Pasqua del 2019, la prima volta che siamo mm-hmm. stati in Sri Lanka, ed è stata anche in concomitanza con gli attentati a Colombo. Ci sono state 5 esplosioni che hanno un po' ovviamente condizionato le nostre decisioni. La nostra scelta comunque poi di rimanere lì e continuare il viaggio, anche per questioni di sicurezza, perché era quasi più pericoloso rimettersi sì, sì. in viaggio e tornare, e ha creato un legame molto particolare con questo stato. Sono tornato adesso dopo un paio d'anni che mancavo, e devo dire che si conferma questa così percezione delle persone, come okay. Vivono, soprattutto il nostro modo di interpretare il viaggio da loro, cioè il fatto di avere il loro mezzo, okay. Più simbolo, certo. Come sì, sì. dicevamo delle biciclette da Copenaghen, insomma, certo. è il modo più tipico per poterlo girare. Fatto di vederci così con i loro mezzi, così integrati, diciamo, nella loro cultura, ha creato da subito un'empatia. Vi hanno accolti come se foste di casa. Esatto, quando sapevano inoltre che avevamo condiviso con loro un momento così brutto come quello appunto degli attentati, ed avevamo continuato ad andare, non li avevamo abbandonati, e diciamo che si è creato appunto anche un po' con la gente di là un legame molto particolare.
Diciamo le differenze climatiche, chiaramente, è molto più molto caldo, umido in Sri Lanka, mentre invece vento e pioggia l'hanno fatta un po' da padrone in Islanda. E quantità di persone, da una parte il nulla, nel senso che l'Islanda ha 300.000 abitanti in totale, quindi chilometri senza nessuno. E invece lo Sri Lanka pieno e popoloso come un paese del sud-est asiatico, certo. come lo conosciamo. E, due modi diversi di approcciare, e soprattutto la cosa che mi stupisce di più quando ho questi contrasti, uh-huh, è proprio il fatto che abbiamo una gamma, un mondo che è veramente come cambiare livello di un videogioco, cioè tutto cambia, ci sono delle costanti che sono una strada, eccetera, ma la veste che hanno, sì, gli ambienti, il cibo, il clima, sembra veramente di sbarcare su un pianeta diverso ogni volta che cambi posto. Se mi permetti, Luca, credo che sia alla base anche di quello che è un'esperienza di viaggio, il fatto, certo, di non ripetere lo stesso viaggio costantemente, perché sarebbe anche una cosa che alla lunga un po' può stancare. Invece l'idea di anche confrontarsi con popolazioni che hanno usi e costumi completamente diversi, situazioni appunto, alcune più belle, altre meno belle, alla fine ti caricano anche di emozioni e di ricordi che permettono a te e comunque le persone che viaggiano insieme a te e con te effettivamente di, diciamo, avere poi un ricordo e uno stimolo per andare a cercare qualcosa di nuovo. Certo, io quello che cerco sempre di consigliare all'inizio di un viaggio è avere l'approccio di accettare ad accogliere le cose diverse. Molto spesso, un po' perché siamo abituati a vivere bene comunque, se possiamo permetterci il turismo, vuol dire che comunque stiamo bene e siamo in un paese, viviamo in un paese, senza retorica, ma in cui si sta bene, si mangia bene, eccetera, a cercare di ricalcare queste cose anche all'estero, di ritrovare il cibo, eccetera. Mentre invece il fatto proprio di spostarsi è un'occasione per provare qualcosa di diverso che non provi nel resto della vita, magari, certo, perché è un'occasione di andare a vedere questo posto ed è proprio un po' il suo bello, insomma. Beh, ti chiedo ancora una cosa, da Canavesano, appunto, che comunque il nostro territorio offre tante bellezze, eccetera. Secondo te, anche turisticamente, che cosa dovremmo fare per, è vero che è difficile, riuscire a portare i movimenti, i numeri di quelli che possono essere, diciamo così, delle mete turistiche a livello internazionale e mondiale. Però tu che hai un occhio di riguardo per appunto questo mondo, secondo te che cosa il canavese deve fare e che cosa si può fare per fare in modo che la gente venga a scoprire questa parte di territorio che ha tanto da dare, che ha tanto sia sotto il punto di vista naturalistico che architettonico, ma anche culturale, livello appunto culturale, anche del cibo. Quindi secondo te cosa dobbiamo lavorare per cercare di far conoscere il canavese anche fuori da quello che è il suo territorio? Ma guarda, è una cosa su cui rifletto tanto, anche perché appunto girando mi sono accorto di tante dinamiche che applicate e utilizzate a dovere potrebbero dare tanto, potrebbero aiutare un territorio come il nostro, che storicamente non ha una vocazione particolarmente turistica, più industriale, altre, certo, leve su cui ha fatto sempre affidamento fino ad adesso, ma come dici giustamente ha un potenziale enorme. Da una parte avere questo potenziale ancora inespresso è una cosa positiva, perché vuol dire che c'è ancora tanto da poter fare. Al lato pratico penso innanzitutto crederci, nel senso, mm-hmm, che da tutti i punti di vista, istituzioni, enti, privati, eccetera, avere il coraggio di parlarne e di osare a promuovere qualcosa che si pensa sempre invece sia dei nostri vicini valdostani, certo, o delle regioni che hanno una vocazione magari storicamente più votata al turismo. In realtà invece appunto c'è tanto, e soprattutto di non considerare il turismo e il fatto di far venire a visitare da fuori, dall'estero anche, le nostre zone, cosa che già succede, non, certo, è che non ci sia, però effettivamente c'è molto potenziale,
non necessariamente un'invasione, nel senso spesso si parla di turismo con numeri e modi che possono spaventare per certi versi. Una delle cose che abbiamo è un accesso, una porta d'accesso a un parco nazionale che è una grossissima risorsa, credo. Che ci invidiano. Assolutamente, credo che proprio in queste situazioni si possa progettare un modo di fare turismo come lo si vuole, nel senso che se il desiderio è di avere un certo tipo di turismo, io appunto io sono un po' a metà tra queste cose perché mi occupo un po' di comunicazione e di turismo, quindi mi piace questa cosa di applicarla a questo fatto, c'è il modo di invitare le persone alla festa che vuoi tu, nel senso che la organizzi tu con le modalità che vuoi e predisponi il tutto in modo che la gente possa fruire al meglio nel modo meno impattante o comunque che ritieni più opportuno, anche diversificandosi dalle altre parti. Quello che c'è già in alcuni posti, i resort sciistici, le grandi cose dei numeri e del turismo veloce forte, magari ce l'abbiamo già vicino. Noi possiamo offrire qualcosa di diverso che già solo in un bacino come quello di Torino e dalla cintura potrebbe essere molto apprezzato. Bene, guarda, questo è un suggerimento che spero che chi ci ascolterà, soprattutto a certi livelli, possa cogliere, perché hai detto giustamente tu, non è che bisogna per forza arrivare e correre ad avere il turismo di massa e quindi l'invasione, che è un po' quello che ha frenato negli anni, perché tanti hanno anche messo dei paletti dicendo noi non vogliamo che alla fine dei conti arrivino e distruggano o sconvolgano. È sacrosanto, tra l'altro. Ed è giusto, che... però è vero che, come dici, mettendo i giusti paletti, alla fine si può fare in modo che il nostro territorio, che ha tanto da dire e tanto da dare, possa essere posto l'accento nella maniera più giusta. Senti, siamo arrivati alla fine di questa chiacchierata, qui ti ringrazio per la tua disponibilità. Grazie. Naturalmente vorremmo sapere, visto che hai raccontato brevemente, ma credo che potremmo stare delle ore a raccontare delle tue avventure, anche degli aneddoti che avete affrontato, quali sono i progetti, quali sono eventualmente le iniziative, i viaggi che stai preparando o che vivrai a breve? Ma diciamo che negli ultimi anni, anche con piacere, sono stati caratterizzati da una grande improvvisazione, perché comunque vuol dire organizzare delle cose un po' man mano, quindi il percorso è ancora in gran parte da tracciare. Comunque la direzione è quella di lavorare su viaggi anche più incentrati sulla parte di trekking, quindi del mondo comunque della montagna, di quel tipo di esplorazione. Come di hai detto prima, è una tua grande passione. Esatto, è la possibilità di impiegarla, applicarla, abbinata al viaggio, quindi ancora appunto unire queste cose. E nell'intramezzo, diciamo, del momento in cui sto qua in Italia a godermi il canavese, progetti invece magari legati appunto alla comunicazione, sempre in ambito di turismo. Ho il piacere anche di insegnare qua al CESMA a Corniain, sempre in canavese, è un centro di formazione per appunto chi vuole intraprendere questo mondo. Spesso mi chiedono come si fa a fare quello di lavoro. Ci sono dei corsi, ci sono delle abilitazioni che si possono fare qua anche appunto in canavese, e insomma andare in questa direzione. Spero presto anche di tornare in Nepal per un paio di progetti, in campo base uno di questi, l'Annapurna, il campo base dell'Annapurna è un altro, e qualcosa in Sud America, qualcosa in Africa. Insomma. È vero che cose ce ne sono tante da visitare, quindi è anche una marea. E anche in età, sei giovane, hai la possibilità di fare ancora diversi viaggi. Speriamo. Senti, prima di chiudere, che appunto prima ho accennato, lasciaci con un aneddoto di questi tuoi viaggi. C'è qualcosa di particolare? Uno, so che ce ne saranno tantissimi. Guarda, quelli che puoi raccontare, perché alcuni possono esserci delle cose che è meglio non raccontare per evitare. Guarda, non faccio veramente fatica, proprio perché ti dicevo, sai, quando vivi così tanto, così tante emozioni e così tante situazioni che si susseguono anche in breve periodo, insomma, qualche volta fai anche fatica a sedimentare, perché negli ultimi anni ho veramente girato mezzo mondo, è difficile
qualche volta anche percepire quanto hai visto, e ti riguardi anche tu le foto per andare a vedere. Sì, perché in quel momento stai pensando a mille cose, che non è solo quello di dire ok, sto viaggiando. Ci sono successe un sacco di cose, abbiamo avuto quei piccoli incidenti che ti creano, però insomma, quando poi li risolvi, insomma, nei vari stati ci sono cose diverse. Abbiamo avuto a che fare col vento in Islanda, con le forature in Namibia, con tante cose, e col cibi diversi, abbiamo mangiato le cose più improbabili, ecco. Spirito di adattamento, quello è fondamentale. Quello sì, diciamo che forse se dovesse essere, ecco, un po' per dare una risposta senza individuarne uno, ma perché è veramente difficile, diciamo l'insieme del tutto, cioè il fatto di aver visto così tanto anche abbastanza velocemente, insomma nel giro di 5 anni, così tante cose differenti, è stato un'ulteriore riconferma della varietà, della differenza che c'è in giro, e anche della necessità di capire cosa c'è di diverso, certo. Perché siamo un po' tanto abituati a vedere le cose sempre da un stesso punto di vista. E senza retorica, però vedere cosa c'è di diverso ti fa apprezzare veramente le cose in maniera diversa, certo. Aprire un po' la mente anche in questo caso, non solo per il fatto, sì, che sei un turista e vai all'estero, o qualsiasi cosa fai, e perché sei turista e paghi, a quel punto lì pretendi che le cose siano perfette e come vuoi tu. No, certo, anzi qualche volta appunto cerchiamo di non dico giustificare, ma di spiegare che qualche volta noi finiamo in culture completamente diverse dalle nostre, leggono nel modo diverso, intendono la vita in un modo diverso, la morte in un modo diverso, eccetera, eccetera, e le abitudini sono diverse, e quindi il fatto appunto che noi andiamo a visitare qualcosa è come andare a casa di qualcuno, certo. E cercare di imparare il più possibile, qualche volta poi ti serve quando torni a casa per adattarti, per vedere, per trovare soluzioni diverse che tu non avevi visto dal tuo punto di vista. Certo. Lo fai tu un po'. Bene, ci hai messo voglia di prendere, organizzare, prendere un volo e andare in giro per il mondo, che tra l'altro purtroppo con quello che abbiamo vissuto di recente negli ultimi anni è una voglia che credo che in tanti hanno, e che è più che giustificata. Luca, veramente grazie per averci raccontato un po' delle tue avventure. Ti richiameremo più avanti, ci risentiremo più avanti, e sicuramente almeno così ci racconterai qualche altra bella storia. Esperienza. Volentieri. Luca, grazie ancora, grazie. Un buon lupo per tutto. Grazie ancora, alla prossima.